Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con un nuovo video dedicato al mondo delle LOL. È uscita anche questa serie dedicata alle squadre super glitterate e infatti ho ricevuto due ball, una della squadra blu e una della squadra rossa, anche se qua ci sono dei fiorellini rosa e qua dei fiorellini blu, ma non lo so perché sinceramente ragazzi è la prima volta che le recensisco. All'inizio non mi piacevano, nel senso che non mi piacciono tanto le LOL super glitterate, cioè anche perché non sono fatte proprio benissimo, perdono una valanga di glitter e quindi niente, però ci tenevo a recensirle, a vedere un attimino come sono. E quindi ne ho ordinate due e sono stata fortunata perché me ne hanno mandate di due squadre diverse, quindi yeah! Anche perché le LOL di questa serie sono le stesse che abbiamo sempre già visto in tutte le serie, soltanto con outfit più da pom-pom, da cheerleader e glitterate. Infatti lei l'avevamo già vista, lei anche, insomma, già viste. Allora, con chi iniziamo? Squadra blu o squadra rossa? Blu. Io sono per il blu. Allora, il packaging è questo. Come vedete ci sono 8 sorprese all'interno, l'indizio, un'immagine, una card, un'immagine, un adesivo, non so cosa sia, lo scopriremo insieme, ma almeno non c'è il solito odioso bigliettino che conosciamo tutti, la bottiglia, i pompom, il cerchietto, l'outfit, le scarpe e poi la nostra amica LOL. In questo caso c'è Kitty qui. Questa sembrerebbe molto bella, guardate anche che effetto olografico. C'è scritto colleziona entrambe le squadre. E niente, andiamo ad aprire. Vediamo un po'. Wow, che bella la bottiglia. Allora, come vedete qua è tutto olografico. Olografico. Ok, va bene. E l'indizio è bellissimo, è una bandierina, guardate che bello. Allora, cuore e la tazza, vabbè, la coppa, Earth of a Champion, cuore di un campione. Ok, da questa parte non c'è nessuna LOL, quindi l'hanno diminuito e come vedete hanno anche diminuito i strati e quindi è un buon risparmio di plastica e ci sta tutto. Vabbè, lasciamo stare ragazzi, la mia fortuna. Allora, devo dire che adoro questo nuovo design della ball, è veramente bellissimo, con questa stella. Qui abbiamo il posto dove mettere la nostra LOL. Qui c'è il marchio. Ah, si può mettere in entrambi, quindi diventa un doppio stand. Bello, bello, mi piace. Wow. Ok, ha staccato tutto. Questo cosa serve? Ah, questo fa un cuore, no? No, bello, guardate dentro. Ci sono gli armadietti, no? Bellissimo. Ci sono anche i numeri. Sì, gli armadietti con i numeri, i lucchetti a forma, sembrerebbe di cuore, sembrerebbe, no, sì, sono di forma di cuore. Che bello! E questo cos'è? Ha un doppio armadietto? Cioè, veramente fantastico! E qua, vabbè, qua c'è la doccia, ok? Va bene, dettagli. Questo non ho capito come va. Ah, credo così. E l'ho anche rotto, mi sa. No, l'ho rotto. Boh. Vabbè, non lo so come vanno questi. Ah, no, qua! Diventa una coppa. Questo mi fa capire che non ho guardato praticamente nessun video. È tutto al momento. Diventa una tazza, non una coppa. Sì. Ok, diventa una tazza, che è molto più carina la coppa, vabbè, dettagli, dettagli, ok, andiamo avanti. Allora, qua ci sono le spiegazioni, solita cosa della, ah, c'è un aggeggio che si mette e quindi diventa una coppa effettivamente, vabbè, piange, fa la pipì, le solite robe ragazzi.
poi avrà una maschera dove si mette la nostra amica. Vabbè, niente di che. Ok, allora, sacchettini, poi c'è questa card. Guardate che bello che è. Se l'avessero stampato bello era anche carino da tenere. Dove c'è la card, che presumo che spoilerà il personaggio, quindi lasciamo stare. Vediamo la checklist. Allora, qua c'è l'artwork gigante tipo foto con tutti i personaggi, tutti, alcuni dei personaggi. Ma troppi glitter. Ed ecco le due squadre. Allora, la squadra blu, che è composta da Line Dancer, Honey Bun e Sis Cheer, che sono delle Fabulous, con Quitic Queen, che appunto è il capitano della squadra cheerleader, che è una rara. Abbiamo ATBB, che è sempre Fabulous, e Darwin Diva, che è l'ultra rara. Ok, di questa serie mi piacerebbe trovare lei o anche lei, credo, a vederle così, eh. Poi abbiamo della squadra rossa, allora loro si chiamano i Cheer Cats, mentre la squadra rossa si chiama i Varsity Pops. Abbiamo Trilla, devo dire che Trilla così è molto carina, Sis Swing, Shapes, Cheer Captain, che sono entrambe Fabulous, quindi la versione più comune, Bling Queen, che è rara, e finiamo con Curious Cutie, che è ultra rara. E di queste sinceramente mi piace, mi sa solo Trilla, forse anche Sis Swing. Sì, come linea vi dicevo ragazzi, non è che mi faccia veramente super wow. E addirittura mettono che è una serie 2, Sport serie 2. Boh, vabbè. Allora, andiamo ad aprire. Bottiglietta. Vabbè, ha i colori della squadra, super glitterata, non mi fa impazzire, sta già perdendo glitter. Ah, questo è, eccolo qua, questo è il... Se noi non mettiamo la LOL, mettiamo queste due cose una sopra l'altra. No, diventa così? No, è tristissima così. Forse deve stare un pochino più... Boh, vabbè, ci penserò dopo. Continuiamo ad aprire. I pompon con la lettera I e la lettera S. IS. Ah! No, non l'avevo fatto... Scusate ragazzi, l'ho scoperto adesso. Non avevo fatto caso che i pompon messi tutti insieme c'è scritto LOL Surprise e anche qua LOL Surprise. Quindi la I e la S ho trovato ATBB. Ok, vabbè, dettagli ragazzi, si scoprono man mano, è normale, no? Qui cosa c'è? Le scarpe viola e fucsia, super glitterate, e il mold è lo stesso, visto, rivisto, stra-rivisto. Qui abbiamo il cerchietto, una cosa piccolissima e minuscola che è... Che cos'è? Ah, la collana! Proprio minuscola. L'outfit, beh, molto molto carino. E quindi qui c'è la nostra LOL. Andiamo a aprirla. Devo dire che è carina. Già. È carina, molto carina. Sì, sono soddisfatta. Tra l'altro io la mia 80s l'ho venduta e quindi ci sta. Guardate che bella che è. E devo essere sincera, il glitter che le hanno messo in testa non sono eccessivi, quindi mi piacciono. Ora gli metto il suo outfit. Devo dire sì, che mi piace, è carina. Cambia anche colore. Aspettate, scaldiamo, mi scaldo le mani così vediamo. No, boh, vabbè, non importa. Allora, io non mi ricordo mai la parte, sì, va davanti così. Mi pareva che dovesse esserci anche la mascherina, o la mascherina forse non arriva in tutte.
Questo fatto sinceramente non me lo ricordo, mamma mia quanto non ci va su. Forza. Vedete ragazzi, quando io dico che non sopporto mettergli queste cose qua perché non riesco... Oh, ok, ce l'ho fatta. La maglietta. Beh, devo dire che ragazzi sì, è molto molto carina, eh? Questa sì, devo essere sincera, lo ammetto, mi piace. Sta perdendo una valanga di glitter che neanche vi dico, ma è carina. Mettiamogli la collana. Che qua secondo me la collana ha qualche... Infatti, vedete? Ah, ma si sono tolti tutti i glitter! No, vabbè. Cioè, c'erano dei glitter in più e adesso sono andati via tutti. Ma vabbè, dettagli. Mamma mia. Lasciamo stare che è meglio. Ok, vedete, anche qua ci sono dei glitter in più. Che poi non gli fanno aderire alla testa. Per quello sono un po' contraria a tutti questi glitter. Vabbè, mettiamogli il cerchietto. Che forse gliel'ho messo al contrario. No, dovrebbe essere giusto. Ok. E poi i pompon. Ok, e l'altro pompon di qua. Sì, dai ragazzi, è carina, è carina. Non mi dispiace. Pensavo, come vi dicevo, di trovare anche la maschera, ma forse quella arriva solo con determinate LOL, non lo so. Apriamo anche la card. Ed eccola qui, quindi... Fa parte dei Cheer Cats 80s BB. E qua abbiamo la foto. Carina. Quindi praticamente questa va messa qui così. E lei va messa... Sì, va messa un parolone. Non sta proprio benissimo, ma vabbè. Ok, quindi... Questa è la prima che abbiamo aperto, adesso vediamo chi troviamo della squadra avversaria. Perciò andiamo ad aprire subito perché sennò diventa un video super lunghissimo. Quindi, prima squadra, seconda squadra. Abbiamo le stesse caratteristiche, hanno riproposto anche la squadra avversaria, qui vabbè, ma dettagli. Quindi andiamo ad aprire. Wow, palla dorata! Quindi potrebbe essere che ho trovato di questa squadra rara e ultra rara, cioè o Bling, come si chiama questa? Bling Queen o Curious Cutie. Che non mi fanno impazzire nessuna delle due, ma vabbè, dettagli. Allora, l'indizio è gruppo gatto, team mascotte. Ah, ok, team mascotte. Quindi qua forse troverò la testa? Lo scopriremo. Beh, comunque dorata è molto carina. Aiuto, scusate, qua casca giù tutto. Wow, quante cosine che ci sono. Allora, mettiamo sempre, adesso che ho imparato come si mette, tac. Beh, devo dire che veramente l'hanno fatta veramente molto bella questa ball, mi piace tantissimo. Poi
loro mettono la... aspettate che ragazzi, io l'ho buttato via. Ah no, perché qua c'era lei, quindi non si capisce il personaggio dall'esterno. Allora, qui come vedete sono nero e rosso i colori principali, e qua si può capire benissimo che c'è la maschera. Indietro della maschera, è carino, il cagnolino. Qui c'è il davanti della maschera. Oh mio Dio ragazzi, è adorabile, ovviamente è un po' rovinato l'occhio con glitter, ma forse grattando via verranno via questi glitter, ma è super cuccioloso, no ma veramente, guardate che carino, no stupendo, bellissimo. Ecco, se non mi piace la LOL gliela metto in testa così, amici come prima. Abbiamo il biberon rosso, quindi presumo che sia Curious QT, con il gancetto. La sua divisa, bellissima, e quindi è proprio Curious QT, che è l'ultra rara di questo team. Cioè ragazzi, che fortuna, ultimamente con le LOL mi va di lusso. Non che mi piacciono, nel senso che non sempre quelle più belle sono quelle... cioè quelle rare sono quelle più belle, almeno a mio parere. C'è il suo fiocco che perde una valanga di glitter. Qua ci sono i pom-pom con la lettera... ah no, con la lettera E e il punto esclamativo. E ora... ah no, manca ancora le scarpine. Sono identiche a quelle avversarie, soltanto appunto con i colori nero e pompon rossi. E ora andiamo a scoprire lei. È un po'... non so, sembra che abbia la faccia un po'... un po' schiacciata, come, non lo so, un po' deformed, o non ha il collo, non lo so, no, deve avere un po' la faccia un po' schiacciata. Aspettate, vero ragazzi? Non so, c'è qualcosa che non quadra. Aspetta, lei, ah no, lei si fa la pipì, quindi ha il beccuccio dentro. Certo che una ultra rara che fa la pipì. Sì, ha il viso schiacciato, come? Non lo so, è un po' strano. Ecco, forse adesso è un po' meglio. Allora, vado a vestirla. Anche lei mi pare che l'avevo venduta, sì, quelle della proprio primissima serie. Questa bambola è tutto un programma di lei. Ok, scarpe. Uno. Due. Boh, ragazzi, non mi fa impazzire, sinceramente proprio non mi fa proprio impazzire. Poi come al solito io non riesco mai a mettergli questo gancio, cioè sembra quasi che la sua testa non sia fatta apposta per questo gancio. Comunque vabbè, verrebbe così ragazzi, e infatti ha
sporcato tutti i capelli, sono pieni di glitter blu, mannaggia. E voglio provare a mettergli la testa, perché secondo me forse gli sta meglio. Povera, mi dispiace per lei, però veramente ragazzi, non mi fa impazzire. Vediamo come gli sta. No, vabbè. Oddio, che ridere. No, vabbè, mettiamogli anche i pompon. Allora, un pompon di qua e un pompon di là. Cioè, tutto, gli sta strano tutta questa bambola, non lo so, è molto strana. E un pompon di qua. Dai che ce la fai. No, non ce la fa. Forza e coraggio. Oh vabbè, gli ho messo il pompon al contrario. Vabbè, e questa. Ecco. Che particolare, ragazzi, ma veramente, cioè, è stranissima. E questa sarebbe l'ultra rara, cioè, rendiamoci conto. No, non mi piace per niente, ragazzi. E poi non ci stanno, cioè li hanno fatti malissimo, non... Bah, vabbè, sta un po' ribaltata. Ed ecco qua, comunque ragazzi, sono le due cheerleader delle squadre avversarie, squadra blu e squadra rossa. Devo dire che, come avevo anticipato, mi piace di più la squadra blu, decisamente di più. E la squadra rossa non mi fa impazzire. Ecco, è caduto anche l'altro pompon. Vabbè, questo ragazzi non vuole stare con me, non ci piacciamo a vicenda, è una cosa reciproca, quindi niente, niente da fare. Infatti penso che, non so, questa penso di scambiarla con qualcuno o di venderla, non lo so. Un po' mi dispiace perché era molto carino questo cagnolino, vabbè, ci rinuncio. Adoro la faccia del cagnolino, cioè è un amore, è stupendissimo, però di per sé non mi fa proprio impazzire. Mentre lei mi piace, quindi lei credo proprio che la terrò, perché la trovo, sì, vabbè, la trovo molto carina. Voi ragazzi cosa ne pensate? Ah no, dobbiamo vedere ancora la scheda, mi stavo dimenticando. Un po' schiacciata. Ah, è anche sbagliata, cioè è proprio sfigata questa, ragazzi, c'è poco da fare. Dovevo trovare Bling Queen, non dovevo trovare lei. Vabbè ragazzi, è nata proprio male questa cosa e non ci posso fare assolutissimamente niente. Cioè praticamente è tutto giusto tranne questo. Vabbè, dettagli, dettagli, dettagli. Io niente ragazzi, vi ringrazio, spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Questa linea, come vi dicevo e adesso ne ho conferma, non mi piace, comunque non ne comprerò più di altre. Perché sono troppo glitterate e i glitter non fanno tanto per me. Ok ragazzi, quindi un grande bacione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!